Allora, seconda parte video haul, ragazzi, un altro giorno, sempre video haul fatto nel weekend, ma lo vedrete in un altro giorno, cioè lo vedrete nella settimana. Vedrete questo video in settimana, ok? Allora, iniziamo. Ve l'ho detto che abbiamo aiutato la colletta alimentare nell'altro video, mi sembra di sì, al Bennett abbiamo dato qualcosa di pagato, ovviamente, pasta che era in offerta, che voleva comprare per noi, ho detto no. Dino voleva comprare un solo pacchetto di pasta per aiutare la colletta alimentare e non riempire neanche il sacchetto. Io volevo riempire il sacchetto, ma non per far figura, per far scena, ma per dare tanto cibo a chi ha bisogno. Abbiamo dato due pacchetti di pasta e un po' di cioccolato. Anche se volevo dargli i fagioli, il tonno, volevo dargli il pane, volevo dargli un sacco di roba agli altri, a chi ha più bisogno. Però vabbè, non potevamo spendere tanto, quindi abbiamo già aiutato. Comunque il nostro dovere l'abbiamo fatto, il nostro un buon proposito, tra virgolette, il nostro aiuto l'abbiamo dato, speriamo. Allora, vi faccio vedere che abbiamo comprato dai cinesi un po' di cose. Ah, non vi ho fatto vedere la Piazza Italia, due cose che abbiamo comprato prima, ve le ho fatte vedere. Ci hanno dato questi buoni qui. Buono acquisto di 5 euro, valido dal 2/12 al 3/1/2020. 5 euro a Natale siamo tutti più buoni, spendibile. Solo sui vestiti però, e quindi non so se lo useremo, ce ne sono due di quei bigliettini lì, ok? Eccolo qua, l'altro da 5 euro, buono da 5 euro, lo davano tutti, l'ha dato anche a noi. E noi apprezziamo e teniamo tutto, ok? La borsa di Piazza Italia è questa qui, molto carina, la teniamo sicuramente, non so per cosa ma la tengo. E vi faccio vedere cosa abbiamo comprato dai cinesi, che ho messo tutto dentro. Allora, prima ho comprato taralli alla cipolla e olive. Taralli alla pizza, anche un pacchetto come questo, ma li ha già aperti. Sono abbastanza buoni, ovviamente i taralli sono secchi, però sono abbastanza buoni, salati. E poi tarallini semi di finocchio, 300 grammi, prodotto da forno, i racconti del grano. Questo è il sacchetto più piccolo rispetto all'altro, sono due sacchetti diversi, due marche diverse, però vabbè. A chi non piacciono i taralli, a chi non piacciono i taralli, piacciono a tutti. A me piacciono quelli ai semi di finocchio, speriamo che anche questi siano buoni. E poi ho preso io un po' di cose per fare un po' di DIY, un po' di decorazioni natalizie, ok? Pesco così, random. Allora, ho preso queste palline qua, che forse anche l'anno scorso le avevo comprate, che voglio metterci gli alberelli di Natale, magari la neve finta, qualche glitter, scuotere la pallina o appenderla all'albero, o appenderla a qualche filo, attaccarla a qualche cornice, a qualche quadro, da qualche parte, fare qualche DIY, qualche decorazione, ok? 1,27 euro, 3 palline trasparenti, questa è la misura più grande, c'erano anche le misure un po' più piccole, le palline un po' più piccole, però vabbè, 7 centimetri, decorazione natalizia, 3 palle da decorare, che non è una parolaccia, ok? Poi ho preso a 80 centesimi questi qua, che sono del presepe. A noi servono anche delle statuine del presepe. Abbiamo fatto noi il presepe, l'ha fatto Dino e mezzo l'ho fatto io con la scatola di carta, eccetera, però non è venuto benissimo, direi. Le parti che ho fatto io, le parti che ha fatto Dino sono venute bene, ma si legge tipo la marca, la marca del caffè, tipo, perché mi viene Vileda che non fa il caffè. Comunque abbiamo usato la carta del caffè, la confezione delle scatole del caffè, e quindi si vede il presepe con la scritta Caffè Kimbo dietro, cioè non è proprio fatto perfettamente, però vabbè. Nessuno lo vede perché in casa nostra tanto non entra nessuno a Natale, quindi va bene. Abbiamo poco spazio, non possiamo invitare nessuno. Questi qua sono gli alberi, c'erano cioè sia così che bianchi, completamente bianchi. A me piacevano più così perché sembra che abbiano la neve e sono costati 80 centesimi, c'è più sacchetto che alberi, comunque vabbè. Questi qua li metterò dentro quelle sfere che avete visto prima, se ci stanno. Ok, tutto dai cinesi, trovate un sacco di roba dai cinesi, glitter, colla glitter, adesso andrò a ricomprare, magari il 15 o il 20 di dicembre andrò a comprare glitter e la colla glitter, così faccio di nuovo la Galaxy Jar, barattolo della calma, che ho già fatto, mi sembra, e la regalerò in giro, blu, dorata, rosa, bianca, grigia, argentata, chi la vuole la regalo e magari potrei anche farla da gennaio in poi a pagamento, così qualche soldino mi arriva. Benissimo. Poi ho comprato, tra i glitter, volevo comprare i glitter, ma appunto per fare un po' di suono dentro la Galaxy Jar ci voglio mettere queste stelline qui, rosse ovviamente perché mi piace il rosso, quindi non mi distingo. E poi cosa ho comprato? Ah sì, ok, questo è anche da Piazza Italia, mi sono dimenticata di farvelo vedere. Ho comprato da Piazza Italia questo qui, che è un elastico che metterò a luglio o a maggio quando inizierà a fare caldo, che adesso legarmi i capelli
sono lunghi ma sono anche corti ed è costato 2,95 euro. Bordeaux, c'era anche nero, c'erano quegli elastici spessi, duri, che fanno male, che tirano i capelli. Questo qua è bello morbido ed è un bellissimo fucsia, un borgogna, non so, un bordeaux che colore sia, non lo so, comunque bellissimo, mi piace un sacco e quindi l'ho comprato. Ha qualche glitter che non so se si vede. Ed è costato pochissimo alla cassa anche questo qui da Piazza Italia della marca Clodi. Ok? Scusate il video, un po' Piazza Italia, un po' cinese, ho fatto un gran casino. Comunque adesso se leggo i capelli con questo elastico vengono male perché li ho abbastanza lunghi ma ancora sono corti. Da gennaio in poi che passa il freddo, purtroppo, da gennaio magari no, però da maggio sicuramente lo userò e così non lo devo comprare perché l'ho già comprato. Poi continuiamo tre cose dai cinesi. Ho preso i glitter che ho visto Rosy ASMR, mi sembra che lei ha messo i glitter sulle mani e mi avete richiesto anche voi di mettere qualche glitter sulle mani per fare un video ASMR. Ma anche questi glitter c'erano di tutti i colori, non c'erano solo rosa, c'erano verdi, blu, multicolor, gialli, dorati, grigi, argento, rossi, e voglio anche usarli per decorare qualche barattolo, non solo per metterli sulle mani e fare video ASMR come mi avete richiesto voi, ma per metterli magari decorare le tazze, i computer, potete decorare quello che volete per 1 euro, sono bellissimi, ci sono rosa, farò qualche DIY, qualche decorazione sicuramente, non vedo l'ora di decorare, anche se siamo già quasi a Natale, io non ho ancora fatto niente, ma mi servono le cose, gli ingredienti, diciamo, per fare le cose. Poi questa qui è una cavolata, ma Dino mi ha detto sì, puoi prenderla e quindi vuol dire che abbiamo i soldi, che avevamo i soldi, perché sennò mi dice non comprare se non abbiamo i soldi. Questa qui c'era anche a forma di albero di Natale verde, c'era gialla dorata ed è una penna natalizia, 1,90 euro, l'ho pagata, l'abbiamo pagata ed è con i glitter, bellissima, mi piace un sacco sta penna. Io che adoro scrivere e che oltretutto le penne in casa nostra spariscono e le agende finiscono, un giorno durano e il giorno dopo sono finite perché io scrivo male, ma riempio, scriverei anche sui muri perché vedo una pagina bianca e mi viene voglia di scrivere e quindi le penne servono sempre. Poi ho preso quest'albero qui a 1 euro, che avevo già visto un po' di settimane fa, verde perché l'albero di Natale è verde, questo qui si mette dentro un barattolo con la neve finta magari, tipo carillon, tipo barattolo appunto di neve, palla di neve. C'era rosso, c'era dorato quest'albero così, bellissimo, con i glitter, che perde i glitter ovviamente, però vabbè. Appendini natalizi, ma io non lo metto appeso, lo incollerò magari qui al fondo con la colla, lo metto dentro un barattolo riciclato tipo quello del pesto, quando magari comprerò un sugo alla salsiccia che non so ancora fare io, metto questo pino dentro, lo comprerei anche rosso, ma l'albero rosso a Natale è più bello e classico l'albero verde, quindi l'ho comprato verde e mi piace un sacco, lo metterò dentro al barattolo di Natale. Dentro al barattolo di vetro, e questo è l'albero di Natale in miniatura a 1 euro dai cinesi. Si trovano un sacco di cavolate, ma per fare i DIY servono. Scusate.